Andiamo intanto che arriva qualcuno, facciamo due coccole a questo gatto, a questo bellissimo gatto. Ho già pensato di iniziare così. Non mi mordere. Così tu che io poi devo lavorare, devo far vedere le mani. Buongiorno. Volevamo darvi il buongiorno. Pancione. Oh, oggi facciamo un po' di card. Sono venuta di qua a cercare l'auricolare che comunque non ho trovato. E ho trovato però un gatto spanciato sulla poltrona. Un gatto enorme, un gattone enorme. Allora ho pensato di iniziare il video qua. Con questo micciotto qui, che si sta godendo il riposo della domenica Mattina lui. Adesso vado di là, giuro. Aspetto solo che arriviate, poi facciamo un po' di card. Sirius, vuoi dire qualcosa? Non è il momento della pappa. Pappa? Questo fa sì che si risvegli attenzione, l'attenzione. è il mio amico Sirius. Sirius Black, mi sembrava appropriato come nome. Patato. È un coccolone questo Gattino qua. Buongiorno. gattino. Intanto che arrivate faccio Due due coccole a coccole. questo povero gattino qui tutto spanciato. Non ho trovato l'auricolare, quindi spero che mi sentiate bene lo stesso. Poi ci portiamo in negozio. No, sì, ma ho Capito. capito. Oh, là. Un po' di coccole. Buongiorno. Sì, è uno spancio, guardate questo pancino qui. Però quel pancino lì me lo metti lì davanti così, sto pancino non è che posso farne a meno, eh. Bisogna fare le coccole a questo pancino. E adesso andiamo a fare le card. Mamma mia. Ti porterei di là se non fosse, ecco. Poi vi chiedete perché ho le mani distrutte così. Basta, non si fa. Non si fa. No. Ecco, come vedete ho grande controllo. No, vabbè. Adesso ce ne andiamo di là. Adesso vi faccio andare in negozio. Spero che mi ci si senta bene. Mi ha distrutto una mano. Non ho trovato l'auricolare, ma vabbè. Chissà dove l'ho messo. Sì, ho iniziato il video facendogli vedere lui. Forse ho esagerato con i grattini sul pancino. Allora, no, non gli piacciono per niente le coccole. Allora, ho il cavalletto che oggi. Eccomi qua. Ho il cavalletto che oggi non collabora tantissimo, spero che regga. Vabbè, eccoci qua intanto. Dunque, volevo fare delle card. Ieri l'ho detto durante il corso che avevo visto questa carta, avevo pensato che queste rose sarebbero state fantastiche da ritagliare. Mi hanno un po' tutte preso per matta, ma io lo faccio lo stesso. Poi ho preso un po' di questi timbri, adesso vediamo quali usare. Perché ho visto una serie di, in realtà non erano card, forse erano carte, con delle cornici intorno a cui erano stati disposti dei fiori, che si potrebbero fare con i timbri, si potrebbero fare con le fustelle. Io ho pensato di usare questa carta patterned. Adesso mi prendo le forbicine e intanto che ce la chiacchieriamo, ritaglio. Non ritaglierò i rametti, ma mi ritaglio le rose. Così. Di modo da avere gli elementi come se fossero dei die cut o delle timbrate, no? Vediamo quanto ci metto. Secondo me è fattibile. Questa carta qui è una carta della Minty Paper. Voilà. Ed è della collezione di Air Diary. Ho finito tutti i kit della Minty Paper, ma torneranno a breve. Ho già riordinato tutto, quindi il tempo che arrivino e saranno nuovamente poi sullo shop. Tac. Voi cosa fate di bello oggi? Raccontatemi intanto che io ritaglio tutte queste rose, addirittura ho preso due fogli perché non ero certa che uno mi fosse sufficiente, quindi non andrò avanti 2 ore oggi con il live, però voilà, non sarà brevissimo perché devo ritagliarle tutte. Tanto guardate, magari facciamo qualche rametto, in realtà potrebbe anche servirci, però ci pensiamo dopo, prima ritagliamo tutte le rose. Allo stand, Cristina, come sta andando?
Postaci qualche foto del tuo stand, tu fai delle cose meravigliose. Tac. Allora, qui è così. Voilà. Pulisci casa. Eh sì, dovrei anch'io, ma credo che oggi prevarrà il sonno. Voilà. Una set con il Concord Night City, che bello. Sì, quel set lì è bellissimo. Io avevo in mente di farci un low con delle foto fatte a New York, ma alla fine mi passa sempre in cavalleria questa cosa qua. Già mi si dice che vado live troppo, quindi cioè, se dovessi fare tutto quello che in realtà mi passa per la testa, sarei live 24 ore su 24. Sai che noia, per voi, per me. Stampo Cristiano Ronaldo come se non ci fosse un domani. Bene, ma sulle tazze, Cristina? Voilà. Tac. Prendiamo qua così. Voilà. Così. Poi ci prendiamo questa rosa qui sul bordo, che va benissimo anche così. Tanto per come ho intenzione di usarle io. Poi, intanto vi racconto che ho appena postato il mini corso di sabato prossimo, che è un mini lo imbustato. Useremo la envelope punch board. Spero che mi arrivino per tempo anche le scorte per il negozio, ma se no sarà poi prenotabile. Ed è un progettino semplice semplice. Adesso poi ve lo faccio vedere alla fine del live. No, queste sono le carte di Minty Papers di Art Diary. Avrei potuto farlo anche con quelle della Auburn Lane, in effetti, eh. Però quando ho visto queste rose mi è venuto il trip del ritaglio. Ricky Graziani sarebbe veramente fiera di me. Poi la taggo. Ieri, quando ho detto che volevo ritagliare queste, mi hanno dato tutti della matta. Ma in realtà, Marinella, si fa. Questa cosa qui è colpa, è parecchio colpa tua. Voilà. E questa la lasciamo così. Mondiale di scrapbooking. Sarà che per me deve essere solo divertimento. L'idea della competizione in un mondiale mi sembra un pochino lontana da me. Non potrei. Ok, voilà. Così, tagliamo anche questo bel bocciano, poi tagliamo anche qualche rametto, però, prepari la colazione. Io non ho preso il caffè perché senza sarebbe stato difficile carburare, ma non ho ancora fatto colazione. Ma ho due teglie di tiramisù, ho una teglia di tiramisù intera che mi ha portato ieri Silvia al corso, quindi oggi conto di uccidermi di quello e di Netflix. Sì, mi sono infognata male con una serie TV e oggi vado avanti, cioè prima dormo e poi vado avanti. Poi in realtà ho un appuntamento telefonico con Miranda per prenotare gli altri corsi del CHA, perché una volta che siamo riusciti a accaparrarci quello di Timolz ci siamo un po' spente in termini di priorità. Vabbè. Il corso ieri è andato molto bene, sì, è piaciuto molto. Sono andate via quasi tutte con il progetto quasi completamente finito. Sono molto contenta. Diciamo che quel corso lì dell'album All About Me l'abbiamo rifatto tra live, videocorsi e progetti qui una cinquantina di volte, quindi sono molto contenta che sia piaciuto tanto. Era un progetto a cui tenevo molto. Voilà. Sto guardando Suits. Qualcuno lo guarda con me? Non ditemi niente, sono arrivata alla sesta serie. Sto finendo la sesta serie. Voilà. E sono contritissima per come sta andando. Oggi facciamo un po' di card. Sto ritagliando queste rose. Tutte. Poi taglierò anche qualche rametto, però per ora voglio ritagliare tutte le rose. Perché avevo visto, lo ridico adesso, un paio di, credo che fossero in realtà dipinti o dei layout fatti non a scopo di scrapbooking, forse erano layout digitali, non lo so, fatti con questa tecnica che adesso, cioè con questa tecnica, in questo modo, che
mi è tanto piaciuto, ho pensato sarebbe bello fare una card così con dei fiori. Allora si possono timbrare, infatti lì in realtà poco più avanti ho anche il set di timbri della rosa di Alchemy. Vediamo che ora si fa, quando ho finito di fare questo, perché non voglio diventare molesta con la mia presenza online. Voilà, e poi quindi ho ancora questa qua. E poi avrei rametti per ritagliare per i prossimi 5 anni, però vediamo. Ne ritagliamo qualcuna dopo, dirò. In realtà vedete che ci sto mettendo davvero poco. Prendiamo anche il bocciolo. Solo questo però. Così. Ok, è così. Poi, allora le rose le ho ritagliate tutte. Potrei ritagliarmi un paio di rametti. Ma sì, un paio ritagliamoli intanto che siamo qui a cianciarcela. Un paio di foglie. Che secondo me, in realtà, per quello che ho in mente di fare, che sarebbero 2/3 card, potrei aver bisogno anche di un altro paio di rose. Ma me ne preoccupo dopo. Adesso taglio un paio di foglie. Perché tutte diciamo, ma io per prima, adesso sto vincendo questa cosa, no? Che prendiamo le carte e poi abbiamo paura di tagliarle. Le carte vanno tagliate, usate, ve ne serve solo un pezzo, usatene solo un pezzo, non è che la state sprecando, la state usando. Voilà. Ok. E finché le usate va bene. La pop card, sì, anch'io. Allora, sono rientrata le fustelle della Lofan. In settimana facciamo un paio di video per vedere come funzionano quelle un pochino più complesse, così le provo anch'io. Voilà. Iniziamo con la double slider. Non so se riuscirò domani, perché domani mi arrivano un po' di cose. Arriva Alteneu, le novità. Arriva Gerda. Arrivano un po' di cose varie ed eventuali di una serie di brand. Quindi vediamo un po', domani non so cosa riuscirò a concludere, però vabbè, vediamo. Sicuramente in pausa pranzo non riuscirò a fare niente perché sarò lì a spacchettare. Voilà. Gerda, sì, le novità di Gerda sono molto carine. Very, very nice. Così. Poi questo ramettino qui. Ah, qui sarà avvantaggiato chi ha fatto decoupage. Io non l'ho praticamente mai fatto, se non qualche blando tentativo, perché non sono precisa a ritagliare. Ma qui non c'è bisogno di essere precisi a ritagliare, quindi va bene. Hai paura di finirla, ma ne faranno sempre altre. Tranquilla, che l'industria delle carte ne faranno sempre altre, e se non ne avrai troppe accumulate, ti sentirai legittimata a comprare quelle nuove perché ti serviranno. Se invece le tieni lì, ti dirai sempre: ma ne ho talmente tante, devo usare quelle che ho. E dopo un po', non so se capita a voi la stessa cosa, a me non piacciono più. Perché dopo un po' che le ho lì, magari passano le mode, cambiano i gusti, anche solo semplicemente cambia quello che si fa, e poi boh, quelle carte lì riempiono solo gli armadi, e per noi lo spazio è preziosissimo. Voilà. I timbri della Corti Novis li ho ancora tutti, sì, assolutamente. Sono caricati sul sito, li trovate tutti lì. Voilà. Tac. Così, ne togliamo ancora un paio, poi iniziamo con le card. Perché poi se mi servono li taglio al bisogno. C'è anche un bel bocciolo che mi è rimasto fuori. Quali timbri, Mir? Non ho capito. Amichina, buongiorno. Sei sveglia presto oggi. Dicevo che oggi dobbiamo prenotare un po' di corsi io e te. Più tardi, dopo lo svenimento pomeridiano.
Quelli vecchi, i primi li ho. Sì, ci sono tutti. E c'è anche il quaderno di colorazione. Ok, facciamo ancora questo qua. Così. Vi ricordo che Mir è poi qua da noi il sabato 13, la domenica 14. Se non erro, ho un posto libero il sabato, se qualcuno volesse, poi ripubblico tutto comunque. Venerdì abbiamo qua Tommaso, venerdì sera, e abbiamo ancora un paio di posti liberi. Non credo di averli ancora visti come acquistabili, però poi mi informo, non ho guardato questa settimana, devo essere onesta. Ok, so you're watching us from abroad, Sabina? Il quaderno di colorazione è un quaderno con una serie di disegni fatti da lei da acquerellare, bellissimi, per me improponibili perché sono veramente, cioè sono grandi i disegni e quindi io sicuramente non riuscirei a colorarli. Allora, partiamo con una card grande, non mi sono neanche presa la taglierina, vabbè. Eccola qua. Allora, mi sono presa del Basil nero, la carta nuova di Moda Scrap per fine mese, quindi ci siamo quasi, e sono bellissime, bellissime. Il corso di Miranda l'abbiamo qui il sabato e la domenica. Francesca, se vuoi venire, ci siamo. Allora, facciamo una car quadrata, 15x30 vorrei tagliarmi. Tac. E 30, così la piego a metà. E la piego semplicemente a metà. Allora poi vediamo se Miranda riesce a incastrarci nei suoi impegni anche in un'altra data. Voilà. Allora, from Poland. Cool. Ok, qui abbiamo la nostra base. Adesso l'idea sarebbe, fatemi togliere un po' di cose che mi sono portata qui perché nel dubbio che non sapevo cosa portare, ne ho prese mille di cose. Voilà. Allora, l'idea sarebbe di costruire o una fascia o un pannello o una fustellata chiara attorno a cui mettere i ritagli. Su questa che è quadrata io vorrei fare una fascia, per esempio, e questa me la posso tagliare tranquillamente con la taglierina. Avevo qui del basil, ok, del cartoncino bianco. Sarà una cosa semplicissima questa card, nulla di che. Allora, tagliamo una striscia larga 15. Tagliamo l'alta, facciamo 6 centimetri e vediamo se poi va bene. E larga 15, di modo che abbia la stessa identica larghezza del pannello della card. Questa taglierina adesso l'ho finita, ma tornerà a breve. È la taglierina di impronte, c'è anche di Essen, adesso l'ho finita però. Ok, potrebbe essere una cosa così dietro cui far sbucare i nostri fiori. Una cosa così, molto easy. Vedete che quelli col fondo piatto ci servono comunque. Voilà. Ne possiamo mettere anche solo, possiamo ridurre questa, per esempio, per avere un pochino più di spazio, la facciamo diventare un 3,5, poi scegliamo che timbrata metterci sopra o che fustellata e possiamo pensare di costruire una cosa così, per esempio, anche solo due. Tac, che creino un effetto di questo tipo qua. Vedete? Adesso senza fermare, sembra, però sarebbe una cosa così. Che in un attimo avete fatto la card. Allora, queste teniamole fermo qui un secondo, scegliamo un timbro che possa andare bene qui sopra. Allora, io qui ho la mia piattaforma. Mi si sono spostate tutte le rose, non riuscirò più. Sì, ha anche lo scorpale integrato. Questa arriva con tutto. Voilà. Mettiamo qui la nostra piattaforma.
la nostra carta e prendiamo i timbri che avevo scelto. Allora, questi set qui sono i set nuovi della Letterit, della Ranger. Voilà. E sono molto belli. Ce ne sono alcuni, vabbè, per esempio, questi qui sono per gli inviti, sei invitato, una sorpresa, festa, facciamo festa. E questi qui hanno una serie di frasi per varie occasioni. Il deepest sympathy, fate attenzione. Scusatemi, fate attenzione perché è un falso amico. La sympathy si usa per, sono le condoglianze, le nostre più sincere condoglianze, le nostre più profonde condoglianze. Mi manchi, ti penso, just because vuol dire solo giusto così, che è anche molto carina. Mi piaceva questa, blessed. Il blessing è la benedizione, la fortuna di avere qualcosa, qualcuno nella propria vita, no? Che è un concetto molto americano che qui solitamente noi non usiamo, non lo diciamo mai, però è molto bello, mi piace. Quindi adesso lo timbro qua. Voilà. Che fortuna, giusto giusto come misura. Fatemi vedere se questo swirl qui possiamo metterlo. E qui c'è scritto anche speranza, fiducia, grazia, pace, praise. Praise vuol dire, beh, non so neanche come tradurlo. Anche il rejoice non saprei come tradurlo, però vabbè. Allora, lasciamo solo blessed. Voilà. Prendiamo il, qui ho il VersaFine, usiamo il VersaFine. Ti spedisco la card, la tengo esposta un pochino, amichina, poi te la spedisco, anzi te la do tra un paio di giorni, tra 15 giorni sarai qui, fanciullina, quindi te la scegli perché ne faccio un po', magari ce n'è qualcuna che poi ti piace di più. Sì, allora in realtà tra un po' organizzeremo dei corsi in inglese. Ho alcune clienti che sono americane, che sono qua, quindi cioè vivono qui. Con cui si pensava di fare dei corsi in inglese per loro, per parlare nella propria lingua. I timbri della nuova release di T-Moles è proprio rallegrati, brava, grazie. I nuovi timbri di T-Moles li metto sul sito quando arrivano, li ho ordinati tutti, sono in coda come tutti per riceverli, quindi quando arriverà il mio turno arriveranno. Allora, questo qui lo spessoriamo, però prima voglio comporre le rose che sono queste qua, che mi sono finite lì dietro. Allora, forse questo qui è sprecato lì dietro. Allora, potrebbero essere due così più centrali. Voilà. Questa potrebbe poi sollevarsi un briciolo di più. Potrebbe essere una cosa così che riproponiamo anche sotto. Tipo, questa lo tagliamo. Una cosa così, di modo che sia più o meno simmetrico. E così. Se poi avrò bisogno di altre rose me le taglio. Adesso così sembra una schifezza, ma io lo fermo tutto. E anche per permettere a me di chiacchierare in inglese. Miranda dice che divento molesta quando parlo inglese. Vabbè. Non l'ascoltiamo. Miranda non ci sta più così simpatica. Allora, iniziamo a. Dunque, facciamo una cosa: mettiamo un pezzetto di spessorato, che così poi riesco a risollevarlo, e iniziamo a fermare le rose. Semplicemente le rose le incolliamo. Poi lo spessorerò magari con due pezzetti, questo adesso vedo, però questo mi darà la possibilità di spostarlo ancora un secondo, perché chiaramente devo infilare le rose sotto, quindi. Blessed. Voilà. Prendiamo la mia colla nuvo che avevo trasportato di qua. Sarà questa. La colla nuvo, tra l'altro, arriva, spero, domani, salvo intoppi della dogana. Talkative, sì. Allora, un secondo tutto, che solo che cerco la colla che funziona. Mamma, mi è spostato la nuvo che c'era qua. Ah no, qua, dietro il tè. Ok. Voilà. Allora, iniziamo a disporre le nostre rose. Così.
Voilà. E questa la andiamo ad infilare qui così, che voglio che poi rimanga una cosina discreta, diciamo. Poi, queste sotto, stessa cosa. Una e due, la mettiamo qui e questa la mettiamo sotto così, qui sotto. Voilà. Ed è finita. Sì, il cartoncino nero, ho preso quello nero, Marinella, e un'altra la facciamo col grigio, perché secondo me ci sta bene anche il grigio con questo rosa qua. Intanto vi faccio vedere il mio braccio per le coccole di Sirius. Vabbè. E questa è praticamente finita. Potremmo aggiungerci dei nuvo, potremmo aggiungerci qualche pallino di nuvo rosa piuttosto che dorato qui, ma in realtà semplice. Queste sono molto americane, queste delle carte fatte così, ma mi erano piaciuti tanto che volevo assolutamente riprovarci. Sicuramente mi serviranno altre rose, comunque ne ho usate solo 6 qua, volevo farne almeno un paio di card. Questo qui è quello grigio che vi dicevo. Allora, qui la farei rettangolare e voglio tagliarmi delle cornici. Facciamo così. Allora, la card la facciamo di modo che il pannello davanti sia 10-15, 11, facciamo 10-15 e vorrei che si aprisse così. Quindi dovrà essere 15 per 20. Proviamo a fare 16 per 11, quindi farò 16 per 22. Spero che sia giusto. Sapete che io con i conti ho delle problematiche non indifferenti. Allora, 16 per 22, così ho un pannellino 10-15 e qui abbiamo 11 da piegare. Voilà. Questo grigio è della Taylored, questo è Earl Grey, come il tè. Bellissimo, una grammatura bella pesante, va benissimo per come sostegno alle card, come base per le scatoline, va benissimo. Adesso mi suona il telefono, andrà mia mamma. Ok, allora dicevo che volevo tagliarmi una cornice, avevo intenzione di fare una roba così. Prendo due cornici. Proprio. Vediamo un secondo, una misura che possa andare bene, quindi tiro fuori. Potrebbe essere questa, anche un po' più piccola in realtà la vorrei. Poi vi spiego che cosa voglio farci. Una cosa così, vediamo con quella piccola quanta differenza c'è, perché le voglio sovrapporre. Può andare. Allora, prendiamo i piatti della Bic. Sì, i Taylor li fanno solo a 4. Sono molto belli per le basi, sì, sia questi della Taylor che quelli della Low Fun. Se vi capita, li ho tutti e due sul sito. Hanno un'ottima grammatura, sono perfetti per lo stamping, sono belli con le sfumature, con gli oxide. Reggono anche un pochino di acqua, non tantissima, perché comunque non è una carta pensata per lavorare con l'acqua, però è bella, bella potente. Allora, prendiamo i piatti della Bic. Io adesso non ho ancora riportato tutto, quindi non ho tutto il materiale che ho di solito, quindi mi manca lo scotch di carta. Però adesso cerchiamo di fare senza. Allora, tagliamo un pannellino di foglio. Questo è il Basil Foil. Sì, li fanno solo a 4. Allora, l'idea sarebbe così. Credo che mi serva però necessariamente lo scotch di carta. Ma non è che riesci a prendermi lo scotch di carta che deve essere quello blu? Deve essere in quel cestino che c'è di là, oppure nella cassettiera che non abbiamo ancora riportato, quello scotch di carta blu che lo devo tenere fermo perché sennò l'idea è di tagliarmi una cornice. Potrei anche provarci intanto che lei cerca, solo che ho paura che si sposti perché ho i piatti che sono un po' incurvati, quindi anche il piatto magnetico fa quel che può, poveraccio. Questo è meno incurvato, quindi il clack che ha fatto
Ok, ma è arrivato lo scotch, quindi va bene. Sì, dovrebbe arrivare domani, Marinella, quello. Allora, dicevamo che questi qui della Tailored sono particolarmente spessi, hanno una grammatura più alta del Basil, sono lisci e sono perfetti per le basi delle card. Quelli della Tailored e anche quelli della Low Fun. Voilà. Così. Non è esattamente centrato. Così. Ok. Mettiamo il pezzettino di foil e vado a tagliarlo. Sì, sono molto decorative e si fanno in un attimo. Allora. Faccio fare due giri. E adesso vediamo il risultato. Queste fustelle qui sì, credo di averle ancora, se no vanno bene anche quelle della coppia creativa. Ci sono quelle di moda scrap che hanno un'impuntura bellissima, quindi ce n'è da scegliere finché vogliamo. Voilà. Teniamole qui legate così, queste due, perché abbiamo la nostra cornice. Vedete? La pigrizia. Allora, abbiamo la nostra cornice qui, che è già bella così, da cui possiamo far uscire le nostre rose. Scusate, la fermo un secondo. Voilà. Potrebbe essere una cosa così, con un bocciolo qui. Potrebbe essere già finita così. Ho la biga elettrica, bambina, sì, dalla tendinite dell'8 dicembre scorso. La Big Shot Electric. Allora, la Big Shot Electric costa circa 220 euro. È un investimento che secondo me ha senso solo se producete veramente tanto, perché è cara. Con 175 comprate la A4, questa qui era quella piccola. Però per me che devo fare i kit, che devo fare i live, così è assolutamente di vitale importanza. Di vitale importanza. Allora, potrebbe essere una cosina così. Anche solo così in realtà, cioè proprio poco, 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 ci basta poco. La facciamo uscire dalla cornice e creiamo questo gioco qui. Cosa ne dite? È già finita praticamente, una scrittina qui, embossata magari. Le rose sono, Paola, la collezione Dear Diary della Minty Papers. Adesso ho finito il kit, ma ho tutte le carte singole. Magari qualche fogliolina, sì, e l'ho tagliata apposta, guardate, sono tutte qui, però iniziamo a pensare, fatemi vedere che timbro posso metterci, ci va un timbro, ma anche solo un Faith, un Grace, un Hope qui, ed è fatta. Allora, fissiamo questa. Ci sono due modi in cui avevo intenzione di usare queste cornici qua, adesso questa la facciamo così, perché era uno, e poi l'altra adesso vi faccio vedere. Prima finiamo questa. Allora, la mettiamo un pochino più in alto rispetto a quanto avevo fatto prima. Voilà. Perché qui sotto voglio fare la timbrata. Rejoice, va bene, Miranda. Questa la facciamo uscire di qua. Sembrano fatte apposta queste rose per uscire da qui. Vero? Sì, molto Victorian style, è vero, ma si vede che, dopo ve le faccio vedere le ispirazioni che ho visto, perché io ovviamente ci tengo a dirlo, non invento niente, quindi vuoi mai che qualcuno poi mi attacchi che dice che non faccio cose originali? Me ne picco del fatto che non faccio cose originali. Voilà, tac, e la mettiamo qui dietro, così, così, e prendiamo, come dicevano, le foglioline. Perché l'ispirazione che ho visto è estremamente Victorian. Mettiamo voilà. Questa magari la giriamo così perché ha un po' più di senso. Ok. Io copio sempre.
Sempre, Marinella, me ne picco, ci tengo, perché io non ho pretese di essere un artista, io spatascio e mi diverto, cioè il mio unico obiettivo è divertirmi. Voilà, timbriamo qui, mi servirà una polverina. Che polverina usiamo? Beh, o la dorata, che ovviamente adesso non ho qui, o la gold rose, che però ho finito, non credo di avere. Potremmo timbrare in nero, ma sparisce un pochino. Potremmo, fatemi pensare con che cosa potremmo, che colore potremmo usare per la polverina. No, beh, la Nuvo è uno di quelle cose che una volta che hai provato, non, insomma, non ti capaciti di come hai fatto fino a poco tempo prima senza. Ok, allora prendiamo intanto questa. Noi mettiamo qui la nostra card così. Intanto scegliamo il timbrino. Abbiamo detto Rejoice. Sì, penso anch'io di embossare, devo solo ragionare sul colore. Prendiamo il Rejoice. Vediamo se ci sta, perché ho fatto scendere quel bocciolo un po' tanto. Ma ci sta perfettamente. Voilà. Meraviglia. Ok, allora ho lì l'embossing pad della Nuvo. Adesso vi abbandono un millisecondo perché vado, voilà, a cercare una polverina del colore giusto. Fermi lì. Tipo se vi dicessi che non trovo più dove ho messo le polverine da embossing? Sono dietro le quelle piante, dietro i vasetti. Dietro i vasetti? Aspettate, Sì, la perché adesso ho vedo. recuperato queste, ma non le trovo. Non trovo le altre, ne avevo mille. Saranno nei carrellini. No, non ci sono nei carrellini, ho guardato. Qui ho tutti gli inchiostri, questi qui sono tutti pieni di inchiostri. E non so dove le ho finite, cioè ne ho tante di polverine embossing, saranno nei carrelli. Vabbè, allora, è stata rapita da Sirius, è possibile, anche se potrebbe aver provato a mangiarla e boh. Ah no, questo non ci sta bene. Allora, il Gold Rose sarebbe la morte sua, ma stavo anche pensando, se lo facessimo nero brillantinato? Cosa ne dite? Secondo me è bello il nero brillante, il nero glitterato. Adesso vediamo se mia madre mi recupera delle polverine al volo. Perché ne avevo in mente una rosa della Nuvo che sarebbe stata perfetta. Se l'avessi trovata, chiaramente, di come non l'ho trovata. E dire che l'ho rimessa a posto, eh? E che Tommaso mi dice sempre: bisogna dare un posto a ciascuna cosa. E io ho dato un posto e adesso però non ricordo qual è il posto. Questo poi è un problema di memoria su cui dovrò lavorare, però vabbè. Ho una fusellata in foil, ma volevo timbrare questo Rejoice. Allora, la morte sua sarebbe quel Gold Rose, no, questo proprio non ci azzecca, se no ho qui il bianco che avevamo usato, che ho qui perché l'abbiamo usato da poco. Anche il bianco sarebbe bello in realtà. Forse
Forse meglio del nero glitterato. Che dite? Sarei forse più per una delle due. Vediamo se mia madre ha avuto successo, ma non credo perché non so dove le abbiamo dislocate. Ne avevo almeno 20 aperte, ma vabbè. Allora, no, non sono quelle, non mi ha portato i cassetti. Non sono lì dentro, mamma. Ce ne sono poche lì dentro. Ce ne sono poche lì dentro. Chi l'ha detto? Io te lo dico, quelle non sono polverine d'embossing. Nemmeno quelle. No. Allora, c'è altro cassetto. No, mamma, non portarmi i cassetti perché lo so che non Ma poi ci sono. devono rientrare. Sì, ho capito, vabbè. Perché guai a tentare di fare ordine, è vero? Il posto che, a posto che non ricordo il posto, no, vabbè. Vabbè. Allora, io lo farei bianco. Voilà. Ok, prendiamo l'embossing pad. Che qui mi tengo della carta su cui, voilà, puoi raccogliere la polverina. Beh, già bello. L'embossing pad della Nuvo adesso rientrerà a breve, è veramente molto molto ricco di inchiostro. E quindi per l'embossatura è veramente. Voilà. Vabbè, pensavo che comunque non ho qui l'embosser perché non l'abbiamo ancora riportato dopo il corso di ieri. Ma adesso lo andiamo a prendere. Non avevo intenzione di imbossare perché mi ero un pochino, cioè non è che avessi deciso di preciso cosa fare, ma avevo in mente il tipo di card che avrei fatto, no? Non avevo pensato che avrei potuto poi decidere di imbossare, quindi adesso vado a prendermi l'embosser. Così asciughiamo questo. E questa card è bella che è finita. Mi servirebbe l'embosser. Non avevo intenzione di usarlo. Ah, è lì. Ok. Devo solo attaccarlo. Aspettate. Voilà, asciughiamo. Aspettate che non ho perso. La polverina rose gold c'è della Lo Fan e della Ivory Elle. Adesso le ho finite tutte e due, le ho riordinate e sono in attesa che arrivino. Adesso non ci sono più. Voilà. Sono equivalenti, Lo Fan e Ivory Elle sono bellissime tutte e due come resa. Voilà. Finito. Non serve altro. E quindi per ora siamo qui e qui. L'inchiostro è l'embossing pad della Nuvo. Quello che ho usato adesso va bene anche il Versamark. Voilà. Poi ne ho in mente ancora una. Aspettate che qua mi perdo le calamite. Dunque. Tiriamo via. Aspettate che voglio solo raccogliere queste perché c'è il rischio perdita. Chissà dove sono le due che ho legato insieme. Sì, sono molto fini, molto neutre e ci permettono di usare queste rose in una maniera un po' diversa, ma bellissima secondo me almeno. Quando io ho visto quei lavori lì, ho pensato subito di usarci queste rose. Ho degli altri fiori, carte coi fiori ne abbiamo, cioè direi tante in questo periodo. Allora, voilà. Questa è fatta, questa è fatta. Prenderei un altro cartoncino grigio che avevo preso, eccolo qua. Facciamo la card, però me ne serve uno più grande, aspettate che lo prendo. Questo è un Basil ed è un Basil, il Basil Sanger. Allora, la vorrei fare, potremmo farla o sempre quadrata o rettangolare, però così, landscape. Potrei anche farla rettangolare landscape così.
Però mi piaceva l'idea. Allora, no, facciamola su questa, facciamo un 15x15. Facciamo così. Allora. Anche se fatemi riflettere, 15x15 io adesso più ho le fustelle quadrate, ma ho anche quelle tonde, usiamo quelle tonde di moda scrap. Allora, facciamo un 15x30. Ricordatevi sempre che i bazzi sono 30,5, quindi se avete bisogno del 30 dovete poi rifilare. I kit per le card, ci pensiamo, tra l'altro, amiche del card making, il prossimo anno abbiamo un insegnante di card making che spacca tutto, ve lo dico, sarà meraviglioso, io non vedo l'ora. Voilà. Allora, l'altra idea che avevo era di... Adesso sposto tutto sempre più lontano, così sarà sempre più difficile da vedere, di usare le fustelle tonde, ma da fare in questo modo. Allora, prendiamo queste fustelle tonde che sono quelle di moda scrap. Non so quanti di voi hanno provato le fustelle basiche del forno base di moda scrap, ma sono stupende. Hanno questa impuntura particolarissima che solo loro hanno, uno sgrinato così, bello. E allora, vediamo un secondo che misure potrebbero andarmi bene, perché voglio anche in questo caso solo la cornice, così. E così. Sì, va bene. Allora, scotch di carta, amico mio, vieni. Opla. Sto facendo un po' di card. Voilà. Presa dall'entusiasmo di aver procacciato un'insegnante fantastica di card making per il prossimo anno. Opla. Ok, allora, non è centratissima. Una cosa uffi. Si potrebbe anche fare in due passaggi questa cosa, si fustella prima la parte esterna e poi si mette al centro l'altra fustella. Io per fare prima di solito lego così. Però non è centrata. Così. La fustelliamo sempre in foil, vediamo se ci sta qui. Sì, perfetto, giusta, giusta. Adesso la tagliamo. E abbiamo praticamente... Voilà. La nostra cornice così. Ah, qui dietro non ha tagliato perché c'era l'adesivo. Ok. Poi la stessa cosa la rifustello nel bianco. Questo qui è il cartoncino di Tommy. Adesso l'attacco qui, taglio un pezzetto e vado a rifustellarlo sul bianco. Aspettate qui. Prendiamo la cornice bianca. Di questo a me interessa più che altro la cornice, questa qua, il pannellino. Allora, mettiamo di qui questi un secondo per evitare di fare grandi pasticci. Ci prendiamo la nostra base. Questo io vorrei mettere questo al centro e vorrei far uscire delle rose, adesso vediamo come, così o così, una cosa così. E qui timbrare il nostro sentiment ed è finita anche in questo caso. Tac, mettiamo due rametti. Che ne dite? Finita, cioè non c'è bisogno di fare altro. Scegliamo un sentiment prima di incollarla. Voilà,
Allora, fermi tutti. Platform. No, è questo che mi serve. Voilà. Allora, togliamo qui il Rejoice. E potremmo mettere, vediamo, ci va. Cioè, ci va. Vorrei un sentiment un pochino più... magari su due righe. Questo Thinking of You. Oh, pure questo. Live, love, laugh. Good vibes only. Sono tutti belli, questi qui è un problema. Questo Thinking of You è molto British. Miranda. È molto Downton Abbey, no? Usiamolo. Thinking of You. Timbriamo. Voilà. Lo mettiamo al centro. Chissà se ho qui il grigio come colore. Ho il grigio della Versafine e usiamo questo. A volte si dice, faccio una card, la carta pattern magari mi serve meno. Perché? Non è vero. Voilà. Quindi, siamo a questo punto qua. Adesso decidiamo come incollarla. Incolliamo il nostro cerchietto. Oppure aspettiamo, perché potremmo in realtà voler mettere queste sotto. Sì, aspettiamo un secondo. Questo potremmo anche spessorarlo per farlo uscire, ma mi piace anche che sia a livello. Perché non riesco più? Quando scrivete commenti lunghi non me li fa leggere tutti, live, li rileggo poi dopo. Allora, potrebbe essere una cosa così. Potremmo anche spessorare tutto, sia il cerchio che il, come si chiama, il pannellino. Proviamoci. Allora, io farei così, perché non saprei come altro fare per spessorare questo robino qua che è così sottile. Li unisco. Di modo che poi questo non si veda. E ci metto lo spessorato sotto. Lo spessorato che è finito sotto una montagna di altre robe. Voilà. Mettiamo. Così. Potrei anche tagliare un pezzetto, la cosa più furba, ma non ce l'ho qui, e io tutto sono fuorché furba, sarebbe tagliare un pezzettino di gomma crepla, fustellare questa dimensione qua di gomma crepla e incollarla sotto. Sarebbe la cosa da fare, perché così vi terrebbe unito anche questo pannello qui. Eh sì, sarebbe proprio da fare quella cosina lì. Lo facciamo? Lo facciamo? Sì, lo facciamo, stacchiamo tutto questo. Non ci ho pensato prima. Ma siete abituati a queste cose. Prendiamo un pezzetto di crepla. Prendi un foglio di crepla di quelli grandi che ci sono lì dietro. Sono lì tra una scatola e l'altra. Bianca, è quella che c'è bianca. Adesso la prendiamo e tagliamo, esatto, faccio il cerchio grande in crepla. Ho messo la coppia di fustelle. Qui sono ancora incastrate qua sopra. Quei quadratini spessorati? Sì, ma questa soluzione qui è più rapida. Adesso vi faccio vedere. Tagliamo un pezzo di crepla con la fustella più grande che abbiamo usato per fare la cornice. Ma sai che non so dove finita. E in mezzo ai... Aspettate che vado a prendere la crepla. L'ho vista prima. Giusto per essere coerenti, non troviamo neanche la crepla, ma adesso ne prendiamo un pezzo di questa qua grigia. Voilà. Tagliamo. Salterà fuori. Tac, tagliamo questa.
E in un attimo abbiamo la nostra base spessorata della misura perfetta. Quindi adesso incollo. Io uso la Nuvo per incollare anche la crepla. E regge benissimo. Adesso ho opacizzato qua il foil, vabbè, non importa. Poi viene via. Ok? Ed è perfetta e rimane unita. Poi incolliamo le nostre rose. Una qua così e l'altra qua così nel bordino. E poi incolliamo questa. Voilà. E adesso aggiungiamo delle foglioline. Qua e là. Qui c'è un pezzo tagliato, probabilmente era dritta, perché era sul bordo della carta, la rosa, e io le appiccico sotto questo, così non si vede. Voilà. Così. Mettiamo ancora questo qui, se ci sta, qui sotto. Così. Ed è finita. Questo in realtà secondo me è fin troppo. Potrebbe essere una cosa così. Più giù. Ok. Basta. Finita. Possiamo farne ancora una perché ho ancora qui questa e due boccioli. Ora mi ero presa anche questa. Allora, mettiamo un secondo di queste, che ho terrore di perderle, le mie costelline. Voilà. Spostiamo un po' di cose anche nel cestino. No, bisogna ritagliare senza pensarci, senza avere la pretesa di ritagliare dritto. Cioè, non è ritagliato bene da decoupage, Serena, guarda. Le forbici sono importanti, queste qua di Timolz, io ci taglio qualsiasi cosa, non mi danno mai fastidio perché sono morbide. Quindi è tutto lì il segreto. Allora, volevo usare questa carta qua, che è sempre della collezione Dear Diary. Ok, mi piaceva questo legno. Ora prenderei della carta bianca per fare la base. Adesso la prendo. Ho preso un foglio di cartoncino di Tommaso, la facciamo un 10-15 come questa, quindi un 16x22. La tagliamo subito e abbiamo la base della card. Allora, 16x22, così, e poi pieghiamo a 11. Questo è il cartoncino 300 grammi di Tommaso, quindi è molto spesso, è un'ottima base. Ovviamente non ho ritagliato preciso, ma adesso lo rifilo. Sono veramente tremenda. Voilà. A posto. Allora, questo è il mio pannellino. Sì, il legno lo uso per il pannello centrale, esatto. Voilà. Allora, possiamo fare una mattatura che lasciare solo un bordino bianco. La mia idea era quella. Vediamo se poi mi piace. Adesso taglio. Quindi quello lì è un 16x11. Tagliamo un 15x10 e vediamo come va. Così ho tagliato solo il rettangolino che mi serve. Così. Poi
realtà io ho... No, non ho, vero? La cornice? No, certo che non ce l'ho la cornice. Potrei tagliare una cornice bianca, per esempio, sotto cui infilare questi, poi con un piccolo sentiment. Potrebbe essere bianca, io la farei bianca, la facciamo rettangolare. Prendiamo le fustelle di prima, le multiforme rettangolari che sono finite qui. Guardate, ce le ho ancora... Perfetto, ce le ho ancora legate e le tagliamo nel bianco. Voilà, tagliamo. Allora. Sì, il Natale, guardate, cioè, vi stuferete di sentirmi parlare del Natale, perché ho talmente tante cose che voglio fare che non so, non mi basterà quest'anno, vado avanti fino a Pasqua. Ok, e in più abbiamo questo pannellino delizioso qua che possiamo usare anche per un'altra, oh, per un altro lavoro. Voilà. Quindi potremmo anche metterla così. Mi piaceva di più l'idea di farla verticale, ma ho sbagliato il senso di taglio delle carte, quindi... Allora, e le nostre rose potrebbero essere semplicemente messe qui così, tac, con qualche rametto, e qui potremmo timbrare ed embossare in bianco un sentiment. Allora, incolliamo questo, che potremmo anche spessorarlo. A questo punto abbiamo lì la crepla, possiamo tagliare la cornice in crepla. Voilà, il foglio di crepla, ti ho visto prima, eccoti qua, vediamo se riusciamo, lo facciamo qui, tagliamo. E se non si è spostata la disposizione delle due, voilà, delle due fustelle, abbiamo praticamente lo spessore necessario per la nostra cornice. Vediamo, direi di sì. Adesso lo incolliamo piano piano. La crepla si deforma un pochino di più, ma noi la incolliamo bene. Allora, prima di incollarla però devo trovare lo spazio giusto dove timbrare. Allora, prendiamo la platform. Queste collezioni della Mintai Paper sono tutte bellissime. Quella delle rose, guardate il retro di quella delle rose. È un layout fatto. Ci mettete una mattatura, una foto, due abbellimenti e avete fatto. Qui adesso fatemi solo dare una pulita qui. Non la pulisco spesso, vero? Vabbè, ok, voilà. Allora, posizioniamo questo intanto, che è il pannello che mi serve. Mi fermo questa cornice qua. Questi timbri sono della Ranger, l'edizione Letterit, che sono molto belli, hanno un sacco di sentiment molto carini, versatili. Quello che sto usando io, ne ho aperti due, uno è a tema un po' più forse religioso, ma può essere usato, io non sono religiosa, ma mi piacciono lo stesso, sono bellissimi, vanno bene per un sacco di occasioni, quindi dov'è l'altro che ho aperto qua? Get Well Soon, Just Because, anche mi piace tantissimo. Sempre anche Blessed mi piace, però vorrei usarne un altro. Potremmo usare questo Good Vibes Only. Sì. Cos'era, scusa, per aprire tre. No, questa carta effetto legno è di Mintai Papers, la collezione di Air Diary. Voilà, prendiamo il timbro. Lo imbossiamo in bianco. Guardate, sembra fatto apposta per questa finestrella. Voilà. Ok, ora questa qui non ci serve più.
perché abbiamo messo, voilà, prendiamo un po' di ordine qua, che l'embossing pad della Nuvo. Facciamo un paio di passate, anche se questo è molto molto ricco, e poi ci mettiamo sopra la polverina bianca. Voilà, un po' meno Clelia la prossima volta. Ok, questa adesso la scuotiamo. Ok, raccogliamo la polverina. Poi embossiamo, così poi possiamo montare la card e praticamente abbiamo finito. Questi set della Rangerit costano, se non sbaglio, $7,50 l'uno. Hanno un rapporto qualità-prezzo decisamente conveniente. Ma non è che faccio sembrare così semplici, sono semplici, dipende con come le affronti. Se non stai pensando di dover creare qualcosa alla stregua di Picasso, va bene tutto, no? Voilà. E questo è a posto. Punto. Quindi questo lo spostiamo un secondo e adesso lo montiamo. Quindi abbiamo il nostro pannellino qui su cui incolliamo questo. Voilà. Teniamo un pochino così. Sì, $7,50. E sono versatilissimi. Avete un sacco di sentiment. Sapete che io sono... I sentiment sono i timbri che più mi piacciono. Voilà. La appiattisco solo un po' perché imbossandola adesso col calore si era un pochino arcuata, ma... Come mi ha insegnato Cushy, la carta non ha memoria. Adesso incolliamo la nostra cornice sopra la crepla. Sopra la crepla, sotto la crepla, sembra uno scioglilingua. Voilà. Allora, cerchiamo di centrarla bene, di modo che non si veda. Se poi un briciolo si intravede è grigio, quindi non è un grosso problema. Sì, è passato Sirius. Se guardi l'inizio del video, ho iniziato coccolando lui. A un certo punto si è arrabbiato perché gli ho fatto un grattino sullo stomaco di troppo, sul pancino di troppo. Allora, potremmo pensare di mettere la nostra rosa qui così. Adesso vediamo. Oppure su di qua. Mi piaceva di più nell'angolo qui. Allora. Incolliamo questo, anzi no, prima di incollarlo decidiamo, perché se decido di mettere la rosa qui potrei doverla tagliare. Oppure potrei lasciarla intera qua, spessorandola, mettendo il boccioli qui e poi un po' di foglioline. Cosa ne diciamo? Oppure i boccioli potremmo metterli qua, così fanno. Sì, potrebbe essere una cosa così, con le foglioline. Sì, va bene. Allora, incolliamo. Voilà. Teniamo fermo. Così, tanto lì poi si asciuga tutto che è trasparente. Prendiamo un po' dello spessorato che abbiamo aperto prima e lo mettiamo qua. Un pezzettino anche qui sotto, voilà, così sta su. Poi questi boccioli qui, adesso poi mettiamo anche le foglioline, in realtà li possiamo attaccare, semplicemente ci vorrebbe un briciolino di spessorato qua, una striscettina sottile,
No, ho sbagliato lato. Così. Lo spessorato va sulla parte che non appoggia sulla cornice, che è già spessorata di suo. Ok, e mettiamo qui. Voilà. E prendiamo le foglioline. Ah, ma avevo anche questo. Ci facciamo un'altra card. Allora, non ho tantissime foglioline, quindi ne tagliamo poi qualcuna. Qua. Se voi avete fretta, ne facciamo ancora una di card. Salve. Voilà. Allora, la carta. Ritagliamo ancora un paio di foglioline. Tipo. Ritagliamo qui. Così. Voilà. Questa l'ho un po' rivista nelle forme, nella misura, vabbè, non c'è su niente. Allora tiriamo fuori questo rametto qui, anche questo vorrei tirare fuori, poi vediamo se usarli tutti o no, ma tanto tagliarli ci mettiamo un secondo, se non abbiamo grandi pretese. Tac. Poi questa bella foglia qui, la vogliamo? Come va? Tutto bene, grazie. Questa è importante. Bene. Ok. Ancora questo rametto qui. Poi qualcuno mi fermi. Voilà. Sì, queste forbici sono comodissime. Non stancano mai perché sono morbide e quindi può fare un lavoro veramente anche lungo. Quando venite ai corsi che vi faccio ritagliare tanto, di solito chi ha queste, guardate che qui ho qualche bocciolo in più, scusate, ma ne prendo ancora uno, così qua ne mettiamo tre di boccioli. Wop. Chi ha queste, dicevo, taglia senza difficoltà tutto il tempo. Voilà. In realtà questo potremmo metterlo qui. Sì. Mettiamo un goccio di colla e un briciolino di spessorato per il pezzetto che finisce. Voilà. Qua. Oh, così, sì. Sì, così siamo giusti, perché no, io ti do 15 e ancora 10 centesimi bisogna dare a te. Ok, così. Voilà. Così. Questo lo mettiamo qui, poi questo lo facciamo uscire qua così, anche questo. Voilà, e anche qui, non con la, no, giusto, la colla l'ho messa dalla parte giusta, questa la mettiamo qui, e questa la incolliamo sotto questo qua. Voilà. Finita. Il nastro blu lo trovate con blue tape della 3M, scusate. Dovrebbe esserci sul sito. Scusate. E questa è finita. Poi mi sono accorta che avevamo ancora questa. Mica la vogliamo buttare via. Abbiamo questo pannellino qua delizioso. Potremmo fare un'altra card. L'elenco dei materiali, sì, ve lo scrivo. Dopo che chiudo il video, ve lo scrivo. Allora, prendiamo un altro pezzetto di carta. Perché guardate che ci è avanzato anche il pannellino di gomma crepla che abbiamo usato prima, che abbiamo tagliato prima per la cornice, possiamo quindi spessorarlo. Decidiamo il colore. Possiamo farlo sul grigio, abbiamo questo pezzo di grigio che è avanzato qui. Io lo farei su grigio. Facciamola
un po' più piccola questa card. Dunque, fatemi misurare. Tu sei 10x6. Tagliamo via la strisciolina. 10x6, ma in realtà possiamo farla per 6, facciamola 15. Potremmo farla 15x8, quindi 16. Allora, fatemi vedere se ho fatto giusti i conti, perché io ho dei problemi. Quindi, così, una mini card. Voilà. Così, adesso poi tagliamo anche qualche bocciolo. Timbriamo qualcosa qui. Adesso. Stamping platform. A me, prendiamo solo il cartoncino, lo mettiamo qui, voilà. Togliamo il timbro che avevo messo prima e ne prendiamo un altro. Che potrebbe essere Live, Love, Laugh, considerando che noi abbiamo la rosa che sarà più o meno, fatemi vedere, la rosa sarà più o meno lì così. Opla. Sì, è perfetto. Così. Voilà. Malvagia questa calamita. Ok. Così, lo timbriamo in nero. Anzi, no, lo timbriamo in grigio. Via il timbro prima che io poi me lo perda. Poi prendiamo il nostro pannellino. Quanta spazzatura qua su questo tavolo. Allora, il nostro pannellino qua lo incolliamo sul suo spessore di crepa che abbiamo avanzato da prima, e quindi usiamolo. Voilà. Ok, questo sarà qui, questo lo metteremo qui così, potremmo anche pensare di accorciarlo un briciolo, così, sarà qui. Allora, io qui ho visto che ho ancora un bocciolo, tiriamolo fuori, e delle foglioline, qui ci servono altre foglioline. Ieri giusto appunto sono stata sgridata che faccio video troppo lunghi. Oggi volevo fare uno più corto, poi niente, non ce la faccio. È più forte di me. Tac. Tagliamo anche questo bocciolo qui. E ne abbiamo un altro. Vediamo se puoi usarlo. Mi servono delle foglie però. Allora. Così. Questo ora metto qui molto carino, tiriamolo fuori così però che lo taglio meglio. Okay. Voilà. Dov'è? Ho decurtato l'ultimo pezzo, va bene, non importa. Poi prenderei ancora qualcosa da questo pezzo qua. E poi vediamo se usarli tutti o no. Vedete quante cose stanno uscendo in pratica da un unico foglio di decori, un pezzo di carta pattern e le basi, semplicemente le basi delle card. A dura poco per te. C'è chi mi dice che sono prolissa, ma non ce la faccio. Io pianifico poco. Sapevo che oggi avrei fatto delle card, sapevo che avrei ritagliato queste cose. Sapevo che avevo in mente più o meno di farle così, però poi l'imprevisto, ti viene un'altra idea. Tac. Voilà. Tac, tagliamo qui. Là. Ok,
rifiliamo solo un pochino questo che ho lasciato troppo. Voilà. Ok, allora, vediamo. Abbiamo il nostro pannellino che ho incollato male, che si vedeva. Ok. Così. Incolliamo sulla base della card. Così. Poi abbiamo lei che starà qua, proprio alla base. Voilà. I boccioli che potremmo sistemare così. Potrebbero essere anche uno aggiunto qui così. E basta. E le foglioline. Mettiamo sotto. Da questo lato la colla. Voilà. Finito. Allora, vediamo che cosa abbiamo fatto. Poi vi metto, cerco di mettervi il link delle varie cose usate. Fatemi dare una parvenza di ordine a qualcosa che ordinato non è e che tanto rimarrà così fino a domani mattina, perché adesso finisco con gli ordini, faccio ancora due cose per preparare i prossimi corsi e poi oggi pomeriggio mi riposo. Piani veramente estremamente impegnati per il weekend, però se non lo faccio nel weekend non lo faccio mai. Allora, mettiamo via le cose da buttare e vi faccio vedere. Da domani arrivi il freddo polare, veramente? Oggi, ieri avevamo ancora l'aria condizionata attaccata qua perché faceva troppo caldo. Voilà, via. Ah, guardate che c'era ancora un bocciolo qua. E lo mettiamo lì sotto. E non è che si butta. Qui li teniamo, che magari ci servono per qualcos'altro. Forbici, piatto della Big, scotch, crepe. Ok, più o meno. Non dico che sia a posto il tavolo. Allora, abbiamo. Ho perso il conto. Quante ne abbiamo fatte? 5. Voilà. Eccole qui. Adesso abbasso questo così le vediamo meglio. Voilà, eccole qui. Queste così. Semplici, fatte con pochissimo. Quasi con niente, un foglio di carta della Minty Paper per le rose, ho ritagliato tutto, un foglio per questo, ma ne ho usato una porzioncina piccolissima, un pezzetto di foil della base bianca, della base nera, della base grigia, questa è Tailored, questa è Basil, questo qui è Basil e questo qui è Basil, un pezzetto di foil, della polverina bianca e due set di timbri della Letter It, tutto qui, molto Victorian. Sono molto semplici, sono quelle card che uno si può tenere lì, pronte, che sono carine, sono un pensiero gentile da dare a qualcuno. Questa forse è la mia preferita. Ma anche questa mi piace tantissimo, anche questa qua con l'oro. Vabbè, allora non è inutile che vi dico, non so scegliere. Vi faccio vedere il progetto che faremo sabato in negozio, che è questo mini lo imbustato. Con l'envelope pouch board si realizza la base,
Questa qui è una delle sagome di Tommaso e questo è il suo Brillo Gel Scarabeo, che vorrei dirvi, guardate, che meraviglia, è stupendo. Voilà, questa è semplicemente una bustina, che adesso apro, vi faccio vedere. Che dentro ha un mini logo. Questa foto qui ci siamo tutti e tre, perché io sono qua, quando abbiamo registrato il video del mio corso. Ognuno ha gli amici che si merita, il che è di solito una fortuna. Ed è un piccolo lot. Questa è una collezione di sticker della Kaisercraft, della Memory Lane, che adesso non fanno più, ma ne abbiamo ancora un po' a sufficienza per fare i kit per i corsi. E se qualcuno lo volesse, possiamo fare anche un micro kit. Ci sono dentro un bazzi colorato, due bazzi bianchi e un foglio di sticker. E dov'è? È questa. Se volete possiamo fare un micro kit. È piccolissimo. Devo solo procurarmi sufficienti cornici. No, ovviamente il Brillo Gel non ve lo metto nel kit perché vi viene a costare, cioè, 6,90 solo lui. Quindi molti di voi sicuramente ce l'hanno, potete prenderlo. Ci sono pochissime cose. Voilà. Semplice, semplice. Ho appena pubblicato l'evento. Per chi fosse qui, se volete, mandatemi un messaggio per iscrivervi. Il corso sarà sabato, sia mattina che pomeriggio. Poi, aspettate che adesso questo lo richiudo. Voilà. Ok, e questo lo lasciamo qui. Ma no, qui non c'è bisogno del fidanzato. Questo set di carte in realtà parla di amicizia. Gli amici veri non sono mai distanti, non sono mai divisi, forse dalla distanza, ma mai nel cuore. Quindi in realtà va benissimo. Allora, e queste sono le card di oggi. E io vi abbandono perché ho fatto già un live lunghissimo. Vado a rispondere ancora ai messaggi di oggi, cerco di mettervi il link, faccio le foto. Domani partiranno tutti quelli. Ups, scusate. Partiranno tutti quelli. Quindi insomma siamo un po' indaffarate. Vi ricordo che abbiamo ancora qualche posto per il corso di Tommaso di venerdì sera. Scusate, sto facendo grandi pasticci per cercare di riposizionare il call per venerdì sera. E ancora fino ad oggi potete prenotarvi invece per il live con i progetti natalizi, che sono meravigliosi, sempre di Tommaso. Quindi date un'occhiata agli eventi sulla pagina. E noi ci rivediamo domani. Domani non riuscirò a fare il live, magari riesco a fare il live per farvi vedere le novità che sono arrivate, questo sì, ma sicuramente non riuscirò a fare nessun progetto, ma magari martedì, adesso vediamo. Per ora è tutto, buona domenica, ciao!